Buongiorno a tutti, ritorniamo a una nuova puntata di City Report. Questa settimana siamo stati a vedere una di quelle famose zone che sono in costante riqualificazione e occupazione. Siamo all'interno del Municipio 5 e con me ci sono due ospiti molto graditi, molto attivi sul territorio. Parto da Chiara Perazzi della Lega. Ciao Buonasera. Chiara. Carlo Serini di Fratelli d'Italia. Buonasera. Dove vi portiamo oggi? Vi portiamo tra Via Antegnati e Via Midani, questo luogo che vi ho fatto vedere diverse volte in questi anni che costantemente viene occupato. Perché viene occupato? Perché a quanto ci risulta le messe in sicurezza non vengono fatte, viene affidato tutto alle forze dell'ordine e comunque la politica milanese, quella del Comune di Milano, ossessionata da tante cose, non è molto ossessionata dal tenere nella legalità certi quartieri, soprattutto quelli fuori dove ci sono i loro elettori, insomma, dove non ci sono quelli che gli mettono la scheda alle elezioni del PD. Comunque, agevoliamo il filmato e andiamo a vedere cosa abbiamo trovato. Notturna di City Report oggi nel Municipio 4. Siamo in questo complesso di costruzioni in Via Midani che vi abbiamo mostrato diverse volte, covo di spacciatori, pusher e senza tetto, abbastanza loschi. Come potete vedere, ancora oggi la schifezza non manca. Siamo venuti qui in serale per vedere se proseguiva quella situazione che vi avevamo raccontato dei pulmini rossi. Con targhe strane che scaricavano qui i mendicanti di tutte le zone di Milano. Per ora siamo qui con voi, stiamo vedendo, sembra che la situazione sia abbastanza tranquilla, per quanto degradata, abbandonata e tutto. Ringraziamo Paolo Rusconi per le immagini. Purtroppo qua già vedo un buco, eh. Seguiamo sto buco, ci sono delle scarpe lì. Siamo scesi da questa rampa, vi ricordo che eravamo stati un anno e mezzo fa qui, entrando dall'altra parte, adesso il cancello è chiuso e la situazione sembra sia stata messa un attimino in sicurezza, nonostante il senzatetto che abbiamo trovato sotto la scala. L'operazione della Polizia di Stato del dottor De Simone sembra, almeno da questa parte, da quello che vediamo, essere andata in porto. Facciamo sempre i complimenti alle forze dell'ordine quando intervengono, anche dopo i nostri servizi, perché sono situazioni abbastanza rischiose. Scendiamo, guardate qui, signori, stiamo scendendo. No, no, tranquillo. Ed eccoci, qui troviamo un altro bivacco. C'è qualcuno? C'è qualcuno? No, però vediamo che agevoliamo Paolo. Vai pure avanti. Ci sono caramelle, giubbotti, coperte, quindi qualcuno ha deciso di dormire qui, in mezzo a tutto questo degrado. Vi ricordo che è una proprietà che è stata sgomberata un paio di mesi fa dopo la nostra visita. E questa è la scala che porta a questo luogo.
sotto questi palazzi che dovrebbero essere vuoti di via Midani e che invece, come vedete, ci riservano sempre grandi sorprese, sicuramente non sorprese positive. Ringraziamo Paolo Rusconi delle sue immagini in notturna, non tutti hanno il coraggio e gli attributi per farle. Siamo qui con Daniele Menti, supervisore del Comitato Antiracket, che con me era stato qui nell'ultima nostra esplorazione di qualche mese fa, anche qui. Guardate cosa è rimasto fuori. Oltre a quello che abbiamo già visto all'interno, la presenza del bivacco, dei resti delle cene, dei pranzi, le cucine che sono approntate sotto il colonnato. C'è da ricordare che qua la notte, comunque sia, vengono a scaricare delle persone che dormono qua sotto il porticato, quindi non mi stupisce tutta questa immondizia, anzi è già strano che ce ne sia così poca, visto le masse che ci sono di notte e che vengono qui a dormire. Poi ricordo anche la situazione, insomma, che queste persone che venivano scaricate qui erano tutti quelli che facevano il racket della mendica in giro per le strade, tutti provenienti dai paesi dell'est. Comunque proseguiamo. E guardate, cari cittadini, se per caso nel vostro supermercato manca un carrello, come sempre nei luoghi trash, Paolo, troviamo il carrello. Chiaramente è stato spaccato, vedete, per recuperare la monetina. E questo ci indica proprio la presenza di persone mendicanti, guardate qua, bisognose, in mano a questo racket della mendica che è sempre più feroce, è sempre più vigliacco e vive sempre delle condizioni di queste persone che sono sempre più gravi. A parte quelli che fingono, ci sono veramente delle persone senza gambe e senza braccia. E veramente sembra di essere in una situazione fuori dal mondo qui. Pattumiera dappertutto. Guardate qui. Ci addentriamo un attimo nella foresta. E guardate, dove sembra di essere al coperto di ogni situazione, ci sono le capanne qua. Sempre di queste persone che, come potete vedere, vivono in queste condizioni. Adesso passiamo, busseremo. C'è qualcuno? No, hanno qui una scorta di materassi e altre cose. Guarda lì Paolo, tutti i loro generi sono qui. In attesa della notte, che dove rimontano tutto e si mettono a dormire. Ricordiamo che qui siamo nel comune di Milano, nel municipio 4. Sì, riprendi anche questa. Un altro camping con ramo. Ma tu pensavi mai, cari amici, pensavate mai di vedere una situazione del genere non in una favela brasiliana del terzo mondo in Africa, ma a Milano? No, ma posso dire a 3 chilometri dal centro di Milano. Guardate la costruzione ramosa, l'ingegno col quale con i rami si sono andati a costruire una specie di tetto per ben nascondere tutto quanto. Quindi, Daniele Menti, cosa mi dici di questa costruzione? È una costruzione temporanea o è qualcosa che dura da un po'? Ma no, è un qualcosa che sicuramente dura da tempo. Non avrebbero avuto comunque pochissimo tempo per farla. Serve comunque tempo, serve preparazione. Comunque sia, bisogna recuperare tutti i materiali. E materiali. Posto.
Quindi no, non è una Certo. cosa di 2 giorni, è Quello che una vorrei cosa di qualche mese. sottolineare io, che sono con te, tu sei più alto di me, sei oltre 2 metri, che qui la vegetazione copre praticamente tutto. Pensate a una persona che viene da queste parti per fare una commissione o prendere il tram, sbaglia strada e si ritrova da queste parti, in una foresta pericolosa con delle persone Il nascoste. discorso è proprio questo, perché dall'altra parte della strada comunque tu vedi soltanto dei rami, vedi dei semplicissimi rami, non vedi quello che c'è al di sotto. Non ti aspetteresti mai che invece da un momento all'altro può spuntarti una persona che recupera il suo bel materasso e magari ti rapina. Ecco, sul posto facciamo anche una battuta per alleggerire la situazione. Non è che io e lui ci amiamo, che ci teniamo abbracciati, ma perché ho un tipo di microfono per cui se no non si sentirebbe e quindi siamo qui così. Ma andiamo avanti e c'è un'altra capanna anche qui, ragazzi, è tutto pieno di capanne qua. Qui siamo usciti dall'accampamento nella vegetazione stile vietnamita e troviamo il cartello della pista ciclabile, il famoso carrello, e qui dovrebbero percorrere le signore, i bambini, chi abita qui, chiunque deve passare da queste parti, questo tratto di strada con a fianco questa situazione che vi abbiamo appena fatto vedere. È veramente una cosa vergognosa, antigienica. Qui ci sono dei problemi sanitari, c'è puzza, c'è topi, c'è urina, c'è feci. Tra l'altro queste persone che stanno qui, che persone saranno? Qualcuno è mai venuto a vederle? Qui altre coperte, altre attrezzature, proprio per quello che vi dicevo, vedete? Per queste persone della mendica che vengono messe a dormire qui sotto i porticati. Per non fare vedere alla vigilanza urbana, alle forze di polizia che c'è questo presidio, questo hotel notturno, questo accampamento, nascondono le cose tra la vegetazione. Come vedete, la vegetazione è impestata di bottiglie, urine, sacchetti, quindi una grande presenza di persone. Vi ricordo che siamo qui, sono Tullio Trapasso, c'è come Paolo Rusconi, Daniele Menti, altre persone della squadra di City Report e questa è una ripresa, come vedrete anche dalle luci, notturna. Notturna perché? Perché qui ci sono anche delle persone armate, pericolose, che danno un sacco di problemi. Guardate cosa abbiamo trovato nascosto sotto le capanne. Due manganelli. Questi chiaramente, Paolo, li portiamo via, questi non li lasciamo, anche se chissà quant'altra roba c'è nascosta qui. E qui vedete il nostro Daniele Menti, guardate qui, come vi dicevamo, altri materassi, attrezzatura per il sonno, per far dormire tutti questi bivaccanti, quindi si capisce benissimo che qui c'è una gestione di questa situazione, come avevamo già anticipato, che li va a recuperare per le varie strade di Milano dopo la mendica, gli ritira i soldi e li porta qui. Abbiamo visto anche scatolette di tonno, cibarie varie, bidoni. E benvenuti in Nissan Fassina, sono Raffaele Derella. Vi volevo invitare per tutto il mese di marzo a vedere il nuovo Nissan Qashqai con i nuovi motori Euro 6.2, ma soprattutto no ecotassa. Motori ecologici, il 1.3 turbo benzina da 140 cavalli, il nuovo motore da 160 cavalli con possibilità di cambio automatico e il famosissimo, collaudatissimo 1.5 turbo diesel con cambio automatico anche lui. A partire da 18.000 euro vi aspettiamo tutto il mese di marzo al Car Village in Nissan Fassina. Benvenuti da Pianeta Casa, dove arredare è tutto un altro mondo.
Da noi troverete una grande scelta di mobili di qualità. Cucine, divani, camere, camerette, salotti e bagni. Tutto per arredare la vostra casa da sogno. Grande attenzione nella progettazione e nel rilievo misure. Il nostro servizio accurato per la consegna e il montaggio effettuato da professionisti. La grande qualità Pianeta Casa è anche nel prezzo sempre sbalorditivo, con pagamenti rateali e personalizzati. Realizza il tuo sogno, oggi puoi, con Pianeta Casa, e arreda il tuo spazio senza sorprese. Ci trovate a San Giuliano Milanese, uscita tangenziale est. Telefono 02 98 28 09 28 e sul web pianetacasasrl.it. Ciao a tutti, sono Gabriele Sirtori, in arte e per gli amici Gasi Automobili. Questa è la nostra sede e adesso vi presentiamo alcune delle nostre offerte. Opel Mokka, gennaio 2016, 50.000 km certificati, due proprietari, condizioni ottime interno e esterno, gomme 4Season nuove appena montate, un anno di garanzia in tutta Europa da noi, tagliandata, controllata e revisionata da Gasi, a 13.900 euro. Vieni a trovarci, diventeremo amici. Parola di Gasi. Vuoi dare una seconda vita alla tua pelle? Affidati alla linfa di vite e all'acqua biologica di kiwi, contenute nei cosmetici di Ardex, che doneranno splendore e giovinezza al tuo incarnato. Pensati per offrire un'alternativa naturale alla cura del viso, sono ipoallergenici e privi di sostanze tossiche. La linea 51.3 di Ardex propone un siero viso anti-age, una crema idratante e un gel contorno occhi per le esigenze di ogni pelle. Con la loro texture setosa e fresca fragranza, sono adatti a uomini e donne. I cosmetici sono disponibili sul sito ardexshop.com e se desiderate un consiglio dagli esperti di bellezza, chiamate il numero verde 800 035 190. Eccoci rientrati, avete visto il filmato che abbiamo girato, questa è solo una parte. Abbiamo fatto un po' di giorno, diciamo dalle 17 in poi fino ad arrivare alle 23. Seguirà un altro filmato che forse è anche peggio di quello che succede dopo le 23. Volevo fare una domanda ai nostri ospiti che sono qui. Parto da Chiara. Hai visto queste immagini? Penso che già conoscessi la situazione. Cosa ne pensi? Beh, è l'ennesima prova della bella Milano di Sala in cui i problemi e i disagi sociali, i problemi ambientali vengono messi sotto il tappeto nelle periferie. Noi li troviamo quotidianamente, troviamo ad affrontarli persone anziane, persone con bambini e purtroppo questi problemi sono all'ordine del giorno. Quello che possiamo dire è che noi con le piccole forze che possiamo avere col bilancio di un municipio facciamo degli interventi di ordinaria manutenzione, facciamo delle segnalazioni, molte segnalazioni. Sicuramente in questa, dal punto di vista politico noi ci siamo impegnati in quell'area cercando di riprendere un discorso che è sospeso dal 2008, ovvero la gestione del PI Monti Sabini, che è un grande progetto che purtroppo nella parte pubblica si è arenato. Quindi abbiamo avuto la necessità come municipio di aggiornarlo e quindi di attualizzare le necessità, chiedendo che venisse fatta un'area per interesse pubblico, un palazzetto dello sport e una scuola con 12-15 aule. Quindi cercare di creare qualcosa di utile, però è ancora tutto fermo. Carlo, ti faccio una domanda più politica. Allora, in questo periodo molti cittadini che ci scrivono su WhatsApp, ci mandano le mail, ci dicono, ci impediscono di girare, la famosa area B, continuano a espandersi le piste ciclabili, le strade si restringono per impedire la mobilità motore, ma vedo che le piste ciclabili da parte del Comune di Milano, almeno in questa zona, non sono molto curate. Dire che non sono molto curate è proprio un eufemismo, diciamo che c'è un franco abbandono a fronte di una convinzione ideologica macchinoclastica e trafficoclastica che non porta a niente e a nessuno. In questo momento avere un'auto a Milano sembra avere un peccato gravissimo. In questo momento la bicicletta e i piedi sono l'unico mezzo con cui si potrebbe circolare. Poi uno circola a piedi in bicicletta per una pista ciclabile a fianco di un boschetto e si ritrova 50 sbandati. Ora, all'ordo del fatto che tutta la pietà umana e tutta la solidarietà umana che ci possa essere nei confronti di 50 disperati, però 50 disperati di fatto tengono sotto scacco e in ostaggio un intero quartiere con normali cittadini che normalmente hanno acquistato una casa con un mutuo che dura 30 anni. Io lo trovo vergognoso.
Ecco, poi aggiungiamo un'altra cosa, che alcuni dei cittadini che portavano i loro cani in queste aree verdi, visto che non c'è un'area cani più vicina per chi ha difficoltà di ambulare, non ci possono più andare perché gli è stato vietato da loro se non in fronte a un pagamento di qualcosa. Quindi siamo a racket su racket persino dei cittadini con gli animali. Sono zone completamente off limits, cioè sono zone in cui il cittadino normale, la persona normale, non riesce a frequentare in nessuna maniera. Esiste un pericolo di incolumità fisica vera per i cittadini milanesi che abitano nelle periferie che sono contigue a queste aree di abbandono. Non è credibile che nella Milano della moda, nella Milano delle riqualificazioni edilizie, nella Milano dei grattacieli, nella Milano delle tre torri, nella Milano del mercato immobiliare che si espande in controtendenza col paese, ci siano sacche in realtà completamente prive di qualunque controllo da parte delle istituzioni comunali e delle possibilità vere e materiali della forza pubblica di intervenire. Mi è venuto in mente, ascoltando Carlo, quello che diceva Henry Ford, ovvero che il progresso, se non è per tutti, non è un vero progresso. E quello che sta succedendo a Milano è questo. Cioè, abbiamo una situazione da secondo mondo. Tra un po' avremo le favelas con i grattacieli ultramoderni vicino, perché è quello che sta succedendo. Se uno è dal 20° piano di un attico, uno vede Milano bellissima, ma quando è per terra ed è costretto a pagare il biglietto dell'ATM 2 euro piuttosto che andare in bici a piedi o non poter muoversi perché magari ha delle difficoltà, si trova a vivere quello che noi vediamo tutti i giorni con i cittadini esasperati, con i cittadini a cui viene sottratta la libertà, perché nel momento in cui ti viene sottratto uno spazio in cui puoi muoverti, ti viene sottratta la tua libertà. Sono d'accordo con te, Chiara, anche perché poi vedremo delle altre immagini. Addirittura, come sempre accade, io in 3 anni ormai sono diventato esperto di queste situazioni. Volevo fare Milano Top, invece purtroppo mi trovo a vedere delle cose del genere. A distanza di 200-300 metri dal fulcro, quindi da dove c'è il covo di queste persone, tutta l'area è impraticabile. Cioè loro occupano con carrelli, nascondono la spesa nei carrelli, nei posti auto assegnati alle persone e nessuno può dirgli niente. Ho visto delle persone quella sera che piangevano, pensavano fossimo dei poliziotti, ho detto mi può liberare il posto auto perché abbiamo paura. Cioè questo è tollerabile, Beppe Sala, ma è tollerabile, ma l'hai fatto mai un giro da queste parti? No, Non lui è credo, andato non solo cre alla Fondazione Prada, no, non, che è a esatto. pochi, pochi metri da lì. Non credo che il sindaco di Milano si sia mai fatto vedere negli ultimi 5, 6, 7, 8 anni, insomma, da quando c'è la sinistra al governo di questa città, che è il motore della Lombardia e del motore dell'Italia. Non credo che con nessuno si sia mai fatto vedere del comune di Milano, con una responsabilità ovviamente politica e amministrativa a pieno titolo. Ecco, poi aggiungiamo una cosa, Beppe Sala ultimamente anche nell'inaugurazione dei cantieri, questo non è partito, quindi lasciamo perdere, anche se sulla carta c'è scritto qualcosa, poi ne parleremo, ma sull'altro quartiere che abbiamo visto settimana scorsa, la Abitare Merazzate, è andato a inaugurare questo cantiere e nel mentre i 6 palazzi in fronte venivano tutti ampiamente occupati, cioè anche lì se lui va lì con la scorta e va a fare le parate, non capisco i cittadini milanesi cosa possono fare. Si troveranno, come ha detto Carlo, 30 anni di mutuo, suggestionati dal rendering bellissimo di queste immagini. Siete vicino a Monte City, perché anche su questi spazi, io ho letto in parte quello che Barreca scrive, ha fatto una grandissima pubblicità. Peccato che se io fossi un giovane che deve comprare una casa e vengo a vedere come è conciato il quartiere adesso, ma non solo gli edifici, anche le parti esterne, perché Chiara, fuori c'è un parchetto dove si potrebbero portare i cani, si potrebbe fare un'area cani, invece è totalmente al buio, ci sono solo gli spacciatori che attendono le macchine. Esatto, e anche qui noi abbiamo fatto delle segnalazioni, ma a questo punto inviterei sia l'assessore al verde che l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano, se vuole anche il sindaco, a venire a fare dei bei sopralluoghi con noi per darci ulteriori fondi per consentire di mettere in sicurezza queste aree, almeno quelle pubbliche. Possiamo farlo? Al momento l'unica sicurezza che è garantita è dalla forza pubblica, che evidentemente ha dei limiti di uomini, mezzi e anche di agibilità, come dire, amministrativo-politica, perché se manca la volontà politica di fare un serio controllo del territorio, inevitabilmente anche le forze dell'ordine hanno un limite in questo. Ecco, la cosa che possiamo dire a chi ci sta seguendo, come vedete nel municipio le situazioni si sanno, c'è chi vorrebbe intervenire, purtroppo c'è sempre questo scoglio che da circa 2 anni e mezzo, 3, continuiamo a mostrarvi, che pare disinteressato del tutto alle problematiche. Non è una mia posizione contro il PD,
lungi da me, in questo momento sono neutro, però quello che vedo è oggettivo. Cioè non mi si può venire a dire che questa Milano può ambire ad avere le Olimpiadi, il CONI, gli sport invernali, ma come? Ma le altre città non sono ridotte in questa maniera. Io non so se sai le altre città candidate quali sono. Cioè. Io ho visitato recentemente Amsterdam e non so se perché è fuori dai percorsi turistici o perché di fatto inesistenti, io scempi di questo tipo francamente ad Amsterdam non li vedo. E noi ci siamo persi l'assegnazione di EMA con una localizzazione ovviamente non, che non ha premiato la città di Milano. Chiediamoci perché, però forse la monetina ci ha... ha giocato a nostro sfavore, però se le proporzioni fossero state già definite precedentemente la monetina sarebbe stata assolutamente ininfluente. Possono fare tutti i ricorsi che vogliono, ma di fatto forse incomincerei a guardare un po' le magagne in casa nostra piuttosto che guardare la pagliuzza negli occhi altrui. Ecco, giusto che hai introdotto questo discorso, non parliamo di scali ferroviari, fermate e stazioni di autobus pullman a lunga percorrenza, perché avete visto cosa ho trovato al Palasharp, cosa c'è alla fermata di Flexibus, di tutti i bus che arrivano internazionali a Lampugnano, non c'è un bagno, nel compenso abbiamo tutti gli immigrati clandestini, profughi, chiamateli come volete voi, che vendono panini, birre, droga, merce contraffatta. Ancora ad oggi Milano non ha una fermata, una stazione centrale, diciamo, dei pullman in dimensione europea. All'altezza. Ma anche senza andare sulla stazione di Flixbus, che è vergognosa e non è colpa degli operatori privati, perché ovviamente sarebbe un servizio che dovrebbe offrire la città di Milano. Anche la stazione centrale è un biglietto da visita che qualunque turista, magari uscendo fa 100 metri, dice ok, prendo il biglietto e vado da un'altra parte. Perché se quello è quello che vedo di Milano, la prima impressione probabilmente non ti dà una bella idea e una voglia di fermarti e vedere la città. Ecco, poi torniamo, visto che mi hai introdotto, allora anche le stazioni, il passante ferroviario. Come mai il passante ferroviario non è frequentato? Io non so se qualcuno della giunta ha mai preso il passante. Allora, tutto il percorso della giunta da Piazza Tirana ad arrivare a Bicocca è pieno di baraccopoli. Alcune ve le abbiamo mostrate noi a Porta Romana, con addirittura i riti di una moschea abusiva che è praticamente quella che è stata allontanata da Via Cosenza, si è trasferita lì, animali sgozzati, perché giustamente le tradizioni, come diceva la buona Boldrini ai tempi, vanno portate avanti, qui in Italia, vabbè. In Italia si sgozzano gli animali così, ma il vero problema rimane sempre uno, che nessuno interviene, perché un passeggero che arriva a una fermata di un passante come quella che abbiamo ripreso, non la stavi facendo vedere, ci assomigliava, è sotto la pensilina dove c'è gli orari dei treni eccetera, si trova una capanna fissa montata lì con gli spacciatori che stanno in staffetta a controllare chi entra e chi esce da 2 anni. Questa settimana l'hanno smantellata, dopo che hanno visto il servizio l'hanno smantellata, però non è ancora sicura perché oltre la galleria di Corso Lodi, il sottopasso, nelle costruzioni in cemento che ci sono dentro, si sono blindati dentro praticamente, si sono fatti un fortino con le porte blindate. Sono segnalate da tempo. Delle robe allucinanti. Concludiamo il primo pezzo qui dando magari un'informazione. Noi abbiamo letto questo progetto appunto di riqualificazione. Chiara, ci puoi dire qualcosa, se hai qualcosa in più, perché noi non abbiamo data di inizio lavoro. No, noi abbiamo fatto a luglio una commissione, a luglio del 2018, per chiedere appunto formalmente quello di cui ci sarebbe bisogno. Quindi abbiamo chiesto, ripeto, una scuola per alleggerire le 2 scuole presenti via Guarnieri e via Wolf Ferrari, quindi una scuola che abbia 12-15 aule. Essendo passato un po' di tempo c'era bisogno di una scuola per l'infanzia, adesso dal 2008 è diventato che c'è bisogno di una scuola elementare, calcolando diciamo i flussi demografici. Poi c'è bisogno di un'area sportiva di 2500 metri quadri e anche circa, anche questo è stato chiesto. E però ripeto, non vediamo una voglia, un'operatività, una voglia di lavorare, di far funzionare le cose, di farle muovere. Quindi noi siamo abbastanza sfiduciati. Purtroppo come municipio abbiamo fatto quello che possiamo fare, siamo arrivati fino a lì e di più non possiamo fare. Ma già conoscere il problema e segnalarlo in questo periodo storico dove la politica a Milano pare bloccarsi sempre nelle solite sedi degli assessori di Palazzo Marino. In realtà sembra una politica vetrina, che sicuramente è indispensabile un'operazione di marketing per una città seria che si voglia proporre su un livello internazionale con un proprio accredito e una propria
è un proprio posizionamento. Questo sicuramente è indispensabile. Però la politica di marketing della città è vuota di sostanza se poi chi lavora tutto il giorno in questa città e per questa città si trova a dover abitare e coabitare con il degrado più profondo e con la mortificazione più dichiarata dei propri elementari diritti. Tra l'altro esiste un problema di natura proprio, oltre che evidentemente sociale, ma anche un problema di natura sanitaria. Queste 50 persone, 100 persone, questa messe di disperati che popola questi angoli della città di Milano, dove fa i propri bisogni? Come si può lavare? Come può garantire a se stesso la propria igiene? Come può avere una vita, non dico decorosa nella propria abitazione che non hanno, ma nella soddisfazione di bisogni primari che sono dell'uomo? Allora questa volontà di voler accogliere tutti senza nessuna discriminazione, questa volontà di voler essere sempre accoglienti, tolleranti, possibilisti e buonisti, in realtà si ritorce come danno non soltanto nei confronti dei cittadini normali, ma anche nei confronti proprio delle persone che questa mentalità distorta finge di voler aiutare, finge di voler supportare, finge di voler andare incontro loro e in realtà li usa, li sfrutta e li denigra ulteriormente dal punto di vista della dignità umana. È quello che mi piacerebbe che la gente buonista. È l'ipocrisia buonista, è l'evidenza più colossale dell'ipocrisia buonista. Mi domando con quale coraggio questa gente possa andare a dormire la notte dopo che per settimane, mesi e anni garantiscono questo sfacelo sociale a delle persone che evidentemente soffrono 20 volte, certamente anche per colpa di costoro. Ma tecnicamente, tra l'altro, c'è proprio un fattore numerico. Le periferie stanno esplodendo, perché tu puoi continuare a mettere sotto il tappeto famoso tutti i problemi, però se tu continui a mettere persone che arrivano in queste periferie e le degradi sempre di più, occupi qualsiasi spazio verde, qualsiasi spazio di cantiere piuttosto che costruzioni abbandonate, cantine, cioè ormai ci sono gli immigrati che occupano le cantine per dormire, perché non le cantine delle case popolari, perché non sanno dove andare, quindi questo, quando dove arriveremo? C'è un'emergenza sociale, un'emergenza sanitaria, sono bombe a orologeria. Quindi io non vedo una volontà di affrontarle a livello proprio pratico, a livello di fare qualcosa per gestire il problema. Sono d'accordo con Chiara, andiamo in pubblicità, abbiamo sforato, seguirà il prossimo filmato. Esiste una sola Volvo per tutte le passioni? No, per questo abbiamo creato la gamma XC. Nuova gamma Volvo XC, progettata per te. Giulio? 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 Anche voi fate fatica a sentire le voci e i suoni intorno a voi? Con l'età può capitare. Entrate in uno dei centri Senti Chiaro oppure chiamate per prenotare una prova gratuita a casa vostra. Sì, perché veniamo noi da voi, gratuitamente, per farvi provare Basic Pro, un amplificatore acustico che vi aiuterà a sentire meglio a partire da soli 149 euro. Sentirete meglio i suoni che vi circondano, le parole di chi vi sta vicino, sentirete la televisione senza disturbare con un volume eccessivo, ritroverete il piacere di stare in compagnia. Chiamate per sapere dov'è il centro Senti Chiaro più vicino a voi e ricordate, se volete, veniamo noi da voi. Non vi costa nulla. La nostra missione è quella di far sentire tutti al prezzo giusto. Senti Chiaro. Senti meglio. Hero è l'innovativo materasso memory made in Italy, realizzato in schiume di poliuretano con 4 strati a portanza differenziata per garantire il miglior benessere al tuo sonno. Hero è completamente sfoderabile e lavabile in lavatrice. Hero lo compri solo online e te lo portiamo direttamente a casa. Dormici sopra 4 mesi. Se ci ripensi, ti rimborsiamo.
Eccoci rientrati, sempre in compagnia di Chiara Perazzi e di Carlo di Serini di Fratelli d'Italia. Abbiamo un altro filmato ancora da far vedere, che è quello, diciamo, più drastico, cioè quello che ci avete segnalato passando in auto, dove vi è capitato che qualcuno vi bloccasse e vi facesse cambiare strada. Ecco, è proprio quell'orario e quel pezzo di strada lì. Abbiamo riscontrato appunto la realtà di queste segnalazioni fatte, di questi spacciatori che poi dormono all'interno, ma quella sarà un'altra puntata ancora. Spero non siano quelli che avevamo già ripreso un anno e mezzo fa, perché sennò sarebbe veramente toghe rosse, giustizia, sarebbe un'altra puntata a parte. Direi che allora possiamo partire col filmato in notturna di Via Midani. Cosa succede?
City Report, siamo fuori la notte a farvi vedere cosa succede in questo quartiere. Anche le biciclette sono a disposizione di tutti, oltre che la droga, i pernotti e tutto il restante. Facciamoci una pedalata, va? Andiamo a vedere il parco dello spaccio. E questo è il parco che si trova di fronte a tutte queste ex costruzioni che da anni edifici immensi di 6-7 piani che noi ogni anno denunciamo per essere occupate e avere dei problemi appunto di criminalità e di spaccio. Questo è uno dei parchi che la notte rimane completamente al buio. Seguimi Paolo. Scusate se ho un po' di fiatone, ma queste biciclette del comune non funzionano bene, anche se sono totalmente gratuite, le si trova dappertutto, sono tutte rubate, scardinate. E in questo pezzo qui, come potete vedere, si arriva da diverse strade, le macchine si fermano e da questi palazzi abbandonati, nei punti più bui, colonnati eccetera, escono fuori i pusher a fornire le dosi. Ne abbiamo diverse dimostrazioni, abbiamo anche dei filmati che prossimamente vi faremo vedere, ma andiamo avanti. Le macchine qui alla ricerca degli spacciatori è sempre un bel mercato, infatti loro lo tengono con mano ferma e ferrea. E sono agevolati da cosa? Come vedete non c'è nessunissima illuminazione, guardate che buio. Noi stiamo usando adesso un faro, grazie a Paolo Rusconi, abbastanza luminoso. Abbiamo fatto scappare chiaramente quelli che erano qui che vendevano. E da quello che troviamo per terra si capisce che insomma c'è frequentazione, mangiano, bevono nell'attesa di questa situazione. Qui le vie di fuga sono tutte aperte. Lì abbiamo il nucleo di intervento rapido della polizia locale che si trova proprio là. E adesso andiamo verso strada e tutto quello che vedete a partire da qui ad arrivare fino in fondo dove Paolo vi ha fatto vedere tutti i vari mendicanti che vengono portati qui a dormire con i saccapelli imboscati nell'aria verde, è tutto vuoto, non c'è nessun controllo, un altro quartiere fantasma nella città di Milano. E da via Midani e Palazzi Limitrovi, insieme alle famose biciclette OFO, le bici dei clandestini e dei delinquenti, vi salutiamo, seguiteci, andiamo avanti. Per oggi vi salutiamo, seguiteci, City Report. Benvenuti da Pianeta Casa, dove arredare è tutto un altro mondo. Da noi troverete una grande scelta di mobili di qualità. Cucine, divani, camere, camerette, salotti e bagni. Tutto per arredare la vostra casa da sogno. Grande attenzione nella progettazione e nel rilievo misure. Il nostro servizio accurato per la consegna e il montaggio effettuato da professionisti. La grande qualità Pianeta Casa è anche nel prezzo sempre sbalorditivo, con pagamenti rateali e personalizzati. Realizza il tuo sogno, oggi puoi, con Pianeta Casa e arreda il tuo spazio senza sorprese. Ci trovate a San Giuliano Milanese, uscita tangenziale est. Telefono 02 98 28 09 28 e sul web pianetacasasrl.it. Sono Lidia Gasparini, la titolare della vera casa della parrucca. Dopo 43 anni di via Dante, ci siamo trasferiti in via Govone 68, angolo via Caracciolo. Sede unica. Qui troverete il più grande assortimento al mondo di parrucche pronte, oltre 630 modelli di parrucche sintetiche, in più tutta la gamma infinita del capello naturale. In pronta consegna. Qua trovate tutto, dal tupè alla parrucca all'infoltitore. Il tuo profumo, l'odore dei tuoi smalti, mentre ti prepari.
benvenuti alla Mondofre. Sta arrivando la bella stagione, voglia di cambiamenti, voglia di novità, ma voglia soprattutto di riposare bene. Stiamo presentando una nuova collezione di materassi realizzati con materiali puri ad alta densità e con certificazioni riconosciute a livello mondiale. Venite a provarli, scoprirete la comodità e noi vi stupiremo con la qualità ma anche con i prezzi. Primavera 2019, una grande promozione per tutte le coppie che decidono di iniziare una nuova vita insieme con l'acquisto di un materasso in memory in regalo una bellissima rete ortopedica con doghe in faggio. Mondoflex, un'azienda al servizio del cliente, vi aspetto anche qui nel nuovo punto vendita di Erba. Nuovo rientro dopo la seconda parte di questo filmato di Via Midani, Via Antegnati, nel Municipio 5, dove purtroppo esiste questa situazione che non vede esclusivamente il Comune di Milano, soprattutto la sua giunta di Beppe Sala. Volevo parlare un attimo con Chiara subito in ingresso della questione delle OFO, perché infestano tutta Milano, sono dappertutto. Allora, questo è stato un progetto apparentemente bello, verde, quelli che piacciono tanto alla nostra giunta al governo, che però ha lasciato di fatto 10.000 mezzi circa abbandonati a Milano. 10.000 mezzi di ferro, di alluminio, insomma parti metalliche, difficilmente smaltibili. Ovviamente la OFO, questo consorzio che aveva vinto il progetto, non ha ancora fatto dichiarazione di fallimento, però se una persona, se un cittadino, noi segnaliamo ad AMSA e la chiediamo il ritiro, AMSA non se ne fa carico, perché ovviamente dovrebbe poi addebitare il servizio a un'azienda che sa non pagare. Quindi fortunatamente ci sono alcuni tecnici comunali che si sono presi in carico la cosa, però per dovere civico quasi, e c'è vari problemi legali. Per esempio, se una di queste bici è in mezzo al passo carraio, piuttosto che una persona la usa per spaccare una vetrina, o un disabile non può uscire da casa perché ce l'ha davanti all'ingresso, in spazi pubblici, spazi privati, come vanno gestite? Altro problema, adesso sono in arrivo un migliaio di motorini del motosharing, altra bella cosa, ecologica, green, che piace tanto a quelli di sinistra, anche quella, 1.000 motorini elettrici, con le batterie elettriche, con l'inquinamento che può dare una batteria elettrica abbandonata lì, come li gestiremo? Spero che almeno su questo nuovo fantastico sharing, che piace tanto al comune, abbiano pensato come gestirlo, perché appunto OFO vediamo tutti i giorni che è stato uno fallimento, diciamo. Ecco, facciamo un appunto sullo sharing. Allora, da quando è partito lo sharing c'è sempre stato questo grande problema su chi dovesse intervenire per recuperare queste biciclette, sia quelle posteggiate male sia quelle rubate. Diverse volte abbiamo contattato anche la polizia locale, che ci ha chiaramente detto che dovevano leggere il codice, ma chi si ferma a farsi leggere il codice? Scappano tutti quanti. Fra l'altro ne abbiamo case popolari piene, perché è un optional che viene fornito insieme alla casa occupata, i figli degli occupanti hanno la bicicletta. Certo. Un caso emblematico che abbiamo registrato, Piazza Selinunte, San Siro, rastrelliera delle biciclette OFO, sì. Signorina e signorino Rom, con due pietre che spaccavano appunto le serrature di queste biciclette che distribuivano gentilmente a tutti. Immagino con il secondo racket. È un paese dei diritti per certe persone. No, io sono, in questo caso posso dirlo, sono diciamo inalberato con chi fa questi contratti. Perché quando si fa un contratto ci devono essere tutte le clausole, ci devono essere delle garanzie. Cioè qui non ci sono garanzie, non ci sono diritti. Cioè perché un cittadino milanese dovrebbe prendere queste biciclette? Quando poi hanno fatto anche le zone differenziate, non so se sapete, ma abbiamo i cittadini di serie A e quelli di serie B, perché quelli che abitano in centro a Milano pagano una tariffa, quelli che abitano in altre zone di Milano ne pagano un'altra. Che dovrebbero essere incentivati ad usare i mezzi, perché sono quelli che magari si avvicinano al centro in macchina, e invece viene fatto un ragionamento antisociale. Quindi diciamo, il sinistro sharing è questo. Ecco, il sinistro molto, il left molto, sharing. Molto sinistro. Ma c'è un'altra cosa abbastanza sinistra che si vede in quel filmato. Ci sono 40-50 poveri disgraziati che dormono sotto un portico. Questo inverno è stato mite, però gli inverni scorsi abbiamo contato svariati morti.
di freddo. E non so se è una cosa che lascia i sonni tranquilli a chi amministra la città. All'interno uno dice, ma perché non vanno dentro nel caseggiato abbandonato, no? Nella realizzazione abbandonata? Perché all'interno ci sono gli spacciatori magrebini nordafricani. Che non sono solidali con le altre... No, decisamente no, che emettono il pizzo, ricattano i poveracci, ancora più di loro, in maniera tale che se vuoi andare a dormire più o meno al riparo, più o meno al coperto, più o meno in una struttura fissa, devi pagare in qualche modo un obolo. È la guerra tra i disperati, è la guerra tra i poveri, o è la guerra tra chi ha violenza, sopraffazione nei confronti di altri che invece vengono utilizzati da altri violenti sopraffattori? Ognuno si troverà la propria risposta, francamente, con ciascuno la propria coscienza, però. Ma infatti io volevo rilevare questa cosa, che secondo me viene poco discussa sul tema dell'integrazione, che le tensioni razziali, quando c'è tensione sociale ed economica, le tensioni razziali sono altissime, e questo lo vediamo in un melting pot mai completamente realizzato come gli Stati Uniti, dove le fazioni razziali non sono bianchi e il resto del mondo, come viene percepito e viene raccontato nella storia dell'integrazione che viene fatta dai vari Salem Majorino, ma è ogni etnia, ogni etnia ha il suo, ogni paese d'origine, per esempio anche tra sudamericani di paesi diversi. Quindi c'è questa, non c'è integrazione bianchi il resto del mondo, c'è, è difficile l'integrazione anche tra queste persone, che creano appunto delle sopraffazioni tra chi ha quasi niente e chi ha niente. E poi un'altra, appunto, sempre riguardo la questione dello storytelling, quando si investono milioni di euro per raccontare che Milano è una città, la città perfetta, il gioiello turistico d'Italia, e poi lasci fare accattonaggio nelle vie del centro, neanche, non parliamo delle nostre periferie, Sala, parliamo delle vie del centro, ormai ci sono accattoni che dormono nei bancomat in Corso Italia, zona 1. Sotto il porticato di Vittorio Emanuele, a fianco a casa mia, ne abbiamo almeno 4 o 5 che sono permanentemente lì, e sono italiani. Perché? Perché anche loro, credendo nella parola di Beppe Sala, sanno che la zona 1 è un po' più sicura, perché nelle altre zone anche i clochard devono pagare il pizzo a queste bande che ci sono, che gestiscono le nostre strade di Milano. Divise anche lì per etnie, perché ci sono le strade dove dormono i magrebini, le strade dove dormono i rumeni, eccetera, eccetera. Beh, questa è la situazione di questi quartieri fantasma, di questi palazzi che vengono abbandonati. Quando vengono abbandonati questi palazzi, purtroppo ci accorgiamo sempre e sempre di più che abbiamo 2 o 3 etnie, quando non sono in combutta con i centri sociali, che prendono il dominio di questi spazi per farci tutte le attività. Ormai è chiaro a tutte le forze dell'ordine, tranne che all'assessore Maiorino e alla Scavuzzo, che i Rom si occupano di accattonaggio, di furti d'auto, di furti in appartamento, e hanno bisogno di spazi, magazzini per detenere gli attrezzi. Per la ricettazione. E come abbiamo visto anche i famosi videopoker di settimana scorsa e quelle delle altre settimane, le cassaforti che abbiamo trovato aperte dentro la stazione di Porta Romana, nello scalo di Porta Romana sotto, hanno bisogno di covi dove poter operare per fare le loro azioni. Mentre i magrebini e i nigeriani si dedicano quasi esclusivamente alla prostituzione, i nigeriani e spaccio, i magrebini e spaccio. Questi palazzi sono favolosi per loro, perché sono ampiamente collegati, c'è il tram, comunque sono strade ad alto scorrimento, c'è un sacco di verde, e le operazioni di spaccio all'interno di questa zona, non dico che siano forti come quelle del famoso boschetto dove siamo andati anche lì, che poi si è diviso in tre. Sono fatte in riservatezza e sono raggiungibili, il boschetto, facciamo una pubblicità a questi magrebini, boschetto facilmente raggiungibile con la macchina, in cui le persone possono arrivare a servirsi, quindi... E pensiamo quanto sarebbe bello che un posto del genere, ben servito, con, se voi avete visto vicino dei palazzi residenziali, fosse riqualificato e restituito alla cittadinanza. Ecco, come dovrebbe essere normale, cioè qua sembra di quasi di raccontare qualcosa di favoloso e di miracolistico. Scusate, però in un paese normale, cioè, ci dovrebbe essere la casa, il praticello, il boschetto, non una colonia di disperati che fa il bello e il cattivo tempo su un'altra colonia di disperati che viene vessata, e tutta questa situazione è una situazione di estremo disagio e completamente fuori controllo per chiunque. A me sembra che non siano cose irragionevoli da proporre, ma evidentemente questa giunta preferisce scendere a patti con Macao e i centri sociali per mantenere gli spazi occupati in maniera tale che
ci sia, come dire, una parte di consenso che favorisca questa situazione, piuttosto che occuparsi di problemi veri e reali di gente di Milano. Gente di Milano, che vuol dire che si possa chiamare Brambilla, Caputo o anche Chen e paghi le tasse. O Youssef, insomma è gente di Milano che in qualche modo, come diceva Castellaneta una volta, no? Che è milanese chi partecipa delle sofferenze di questa città, oltre a quelli che ci sono nati. Per cui gente di Milano, indipendentemente che sono bianchi, gialli, verdi, neri a pallini, però gente di Milano che sicuramente lavora e soffre per questa città e con questa città, e certamente queste condizioni non li mette a loro agio. E adesso attendiamo anche, visto che ho avuto diverse mail appunto con la polizia locale, la polizia di Stato, attendiamo questi interventi di cui abbiamo parlato, anche alla Guardia di Finanza che è intervenuta quel giorno alla fine dei nostri servizi, perché oltretutto capita una cosa strana che voi non sapete, immagino, che adesso queste persone si sentono talmente autorizzate a non vedere i loro covi, le loro aree invase da altre persone, che quando non riescono a fronteggiarti chiamano la polizia. Ci è già capitato in un campo Rom, anzi saluto Marco Snatto che è intervenuto telefonicamente con l'assessore Scavuzzo e la Digos che è venuta da noi a identificarci mentre i Rom lanciavano fuori i portafogli, i braccialetti d'oro dalle in via Montefeltro. Questa è la bella Milano di Sala. Sì, 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 anche questa volta è successa la stessa cosa. Loro chiamano perché c'erano persone che le disturbavano. Certo, richiama poi le cronache nazionali che tu mi entri in casa, ti tiro un pestone in testa e poi dopo. Però tu Carlo, mi fai sai causa. La cosa che mi dà più fastidio qual è? Che invece quando ci sono i cittadini con i cani che vorrebbero usare questi spazi o vogliono passare con la macchina mentre loro stanno scaricando i loro furgoni che occupano tutta la strada, chiamano. Sembra che ci sia un trattamento diverso, non interviene mai nessuno. Non interviene mai nessuno. Tra l'altro quei furgoni rossi che hai fatto vedere nel primo servizio saranno Euro 6, Euro 7, Euro 9. Beh, hanno tutti targa rumena, magari lì c'è una diversa omologazione. Una diversa omologazione, certo. Anche una diversa assicurazione, una diversa revisione, una diversa sicurezza, probabilmente. Posso fare un appello? Prego. Io vorrei chiedere a tutte le persone che hanno la fortuna di non uscire mai dall'area C o non uscire mai dalla circonvallazione della 90 e hanno la fortuna di muoversi sempre in auto, magari invece di leggere i giornali si prendano qualche ora per fare un giro delle periferie e poi decidano dopo averlo fatto chi votare, alle europee ma anche tra 2 anni soprattutto. Grazie. Potremmo organizzare un tour, io sono sempre disponibile. Abbiamo dei bei percorsi, so che c'è chi paga per fare dei tour horror che sono poi finzioni, invece qui li si può portare a vedere delle situazioni incredibili. Vorrei ricordare ai nostri spettatori che abbiamo ancora proprietà confiscate dall'autorità antimafia che sono occupate da noti spacciatori. Questo in via Mosso, in via Le Padova, ancora non si ha risposta. Adesso la proprietà dal carissimo prefetto, ex prefetto Poltronieri di Palermo, la proprietà dall'antimafia è passata al Comune di Milano. Il Comune di Milano cosa ha fatto? Ha proseguito nel lasciare abbandonata anche questa. No, l'ha regalata agli spacciatori, perché di fatto è questo. Il Comune di Milano non è intervenuto e possiamo dire che magari la Procura di Palermo avesse poco interesse a gestire una cosa, un immobile a Milano, però se il Comune di Milano entra nella proprietà di un immobile che ha questi problemi. Che poi il prefetto di Palermo è anche il presidente dell'autorità per le confische, cioè ha il doppio ruolo, quindi lui è un doppio ruolo in questo caso. Vabbè, lasciamo perdere. Per oggi credo che vi abbiamo detto tutto, terminiamo qui, seguiteci, mandateci le vostre segnalazioni a cityreportme@gmail.com. Settimana prossima andremo a vedere un attimino un'altra situazione che ci avete segnalato, che è quella famosa dove purtroppo ci sono questi bambini che non si capisce da dove arrivano, che vengono portati ogni settimana in questi immobili e poi non escono, non si rivedono più in giro. Se ce la faranno fare, perché abbiamo un blocco di un certo tipo, vedrete cosa abbiamo trovato anche lì. Saluto Chiara Perazzi, grazie di essere intervenuta. Saluto Carlo Serini, grazie di essere intervenuto. Alla prossima, andiamo avanti.